non abbiamo il campo, abbiamo la nostra ora a disposizione, magari piove, non possiamo farlo, oppure scegliamo di allenarci in modo più intenso sulle abilità visuocognitive, possiamo fare un lavoro di questo tipo. Uno alla volta vi faccio vedere quattro proposte. Federica lavora, Federica Zavano, grande, Federica, lavora sul pannello a due impulsi, pannello confusione, lavoriamo sulle volée, quindi l'in sarà una volée di rovescio, l'out sarà una volée di dritto, cerchiamo la massima velocità, 30 secondi. Guardate come il suo sguardo rimane sempre rivolto verso il pannello. Fai pure un gesto tecnico più completo, non essere timida, stai giocando. Che valenza ha a livello atletico? Stiamo allenando gli occhi, stiamo facendo atletica, stiamo facendo intensità. Stop. Brava Fede. Matteo fa un esercizio molto complicato, va a lavorare sulle saccadi, quindi movimento da un lato all'altro, con dei capelli un po' particolari, c'è scritto un colore all'interno di un altro colore. Questo effetto a livello cerebrale è molto complicato, la capacità di distinzione è assolutamente complicata. A seconda del colore che lui andrà a leggere o guardare? Leggere. Quindi a seconda del colore che lui leggerà andrà a fare un dritto d'attacco, un rovescio d'attacco, un dritto di difesa e un rovescio di difesa. Abbiamo questa racchetta con una pallina perché noi vogliamo anche che il nostro atleta posizioni lo sguardo sul pannello quando deve ricevere l'informazione, a terra quando deve preparare e sulle corde quando deve andare a ricercare l'impatto. Stando in questa posizione, mentre l'atleta lavora, posso verificare se i suoi occhi fanno esattamente quello che dovranno rifare in campo. Vai Matteo. Il fatto che la sua velocità di esecuzione sia un po' più lenta è determinata dalla difficoltà che ha il cervello a distinguere il colore che legge da quello che vede. Chiunque di voi dopo può provarlo e si accorgerà che è molto molto difficile. Certo. Parti subito con tutti e tre, vuole vedere la parola, terra, canina? No, assolutamente una progressione. Inizialmente solo sopra, poi sopra terra corde e anche la parola. Difficilissimo, beh. Lui ci lavora da un po' di tempo oramai. Grazie Matte. Simona lavora di nuovo su un pannello a due soli elementi, ci sono solo due colori, ma ha una difficoltà all'occhiale analitico che toglie la percezione dei colori e della profondità e lei dovrà giocare semplicemente dritto e no, steps. Leggendo la lettera, prima ti conviene spostarti perché potrebbe essere pericoloso. Via! 3, 2, 1, 7, 1, 3, 1, 3, 6, 9, 9, 4. Ok, stop un secondo. Brava Simo, molto brava, inseriamo una difficoltà. Inseriamo il metronomo. Adesso eseguirà questo esercizio non più secondo il tuo ritmo, ma secondo il ritmo che vediamo noi. Impariamo a gestire i nostri movimenti in funzione del ritmo esterno. Il gioco del tennis è una pallina che si muove, il ritmo non lo decidiamo noi. Parti. Via! Una cosa importante, il ritmo, spesse volte, pensate tutti quanti di raggiungere la massima rapidità. Io ho sentito dire da tanti maestri quando la palla corta e molle non c'è la ritmo. Ok, queste volte bisogna allenarsi sotto il ritmo, bisogna gestirlo il tempo. Io vedo un giocatore come Dorgo Poco che non arriva a colpire la palla perché
corde lì davanti. Se sbaglio il tempo, in più o in meno ho sbagliato. Non bisogna essere giusto, bisogna essere giusto. Il tempo è uno solo. Se lei ha un turismo più veloce di questo, deve rallentare. Se ce l'ha molto lento, renderlo più veloce. Ok? Piesto.
difesa e l'arbitro riesce a bloccare. A seconda di quello che leggi spostando il pannello, uno solo, solo uno, versione ancora più semplice, via, è giusto. Dicendo il numero. Man mano che lo fai sarai sempre più veloce. Andiamo a cercare la velocità. Dei momenti di pausa, deve riuscire a capire di nuovo. Durante uno scambio questi momenti di pausa sono perdite di consapevolezza di gioco, cioè, più cosa sta succedendo. Una pausa di quel tipo significa sbagliare il colpo, significa steccare, significa dover arretrare per me. Corretto con i piedi. Sei di pancia?